Per il contrasto alle ludopatie, tra le novità lo sportello per la gestione del sovraindebitamento. Nelson Bova. Sfondato il tetto dei 90 miliardi è durata un anno soltanto. Nel pieno della crisi economica, l'illusione che i soldi spesi per il gioco d'azzardo potessero in Italia ridursi e non sempre aumentare. Il gioco d'azzardo continua a crescere e lo dimostrano anche le ripetute aperture in ogni città di nuove sale VLT e la crescente presenza di slot machine nei locali pubblici. In attesa dei dati del 2017, l'anno precedente ha visto in Emilia-Romagna un incremento del 5,5% dei giocatori d'azzardo di ogni età e del 170% dal 2010. Ma per fortuna crescono anche le persone che in regione acquisiscono consapevolezza dei danni che lucine, tintinni e lotterie sempre più ravvicinate, così tanto da impedirti di pensare, possono creare. La nuova delibera regionale stanzia oltre 3 milioni di euro per il contrasto alla ludopatia, 500 mila alla ASL di Modena. Alle azioni di prevenzione, cura e formazione, quest'anno si aggiunge la consulenza per la gestione del sovrindebitamento. Molto spesso vediamo persone che arrivano, che hanno già messo in atto delle prime strategie difensive, tipo, non so, hanno già consegnato la carta di credito ad un familiare di fiducia, hanno cointestato il conto, cioè hanno già fatto dei movimenti che permettono in qualche modo di tutelarsi, e girano senza soldi se non con 2 euro in tasca. In realtà l'aspetto del sovraindebitamento implica il fatto che queste persone, per avere i soldi per giocare, rischiano di contrarre debiti con le banche, con le finanziarie, quindi un sovraindebitamento per cui è importante un ripianamento dei debiti.